Cari amici prigionieri, cosa bolle in pentola? Praticamente oggi andiamo a fare una frittata di spaghetti. Una volta si facevano queste frittate di spaghetti, di maccheroni, quando le famiglie erano numerose e avanzava la pasta, veniva riciclata il giorno dopo facendo una frittata. Praticamente io ho messo a cuocere lo spaghetto che quando è pronto al dente lo farò raffreddare, lo scolo e lo faccio raffreddare, poi lo metterò in questa teglia, in questa, sì, va bene, recipiente. Qui ho già preparato uovo sbattuto, formaggio, sale e pepe e un pizzico di noce moscata. Allora, ho scolato la pasta, la sto facendo raffreddare e ci ho aggiunto dell'olio in maniera che non si attaccasse e sta raffreddando. Di qua ho preso una padella, ci ho messo un pochino d'olio, ho schiacciato un aglio, l'ho lasciato in camicia e lo struscerò sotto. Ok, l'ho messa in padella e deve stare col coperchio chiuso per 15 minuti da un lato, poi va girata. Allora, io l'ho girata, ci ho rimesso un altro po' di olio sotto, aspetto che vada a temperatura. Guarda che bella che è, e la ributto dentro e la ricopro altri 5 minuti. Luce alla fine, l'ho tolta, tacchete, e ora siamo al momento dell'assaggio. Che spettacolo, bella dura. E questo è il componente segreto dalla mia prigione. Salve.